Io credo nelle scimmie. Le scimmie hanno fatto la mia fortuna e io sono cresciuto come uno di loro. Ho imparato a scimmiottare da loro, a non disonorarle. Erano bellissime. Io credo. Credo perché non ne ho mai vista una. E allora ho detto, devo andare dalla mia amica scimmia. E perché hai cercato informazioni su internet? Perché non sei venuto da me subito? Non lo so. Chiedimi quello che vuoi, ma fai quello che mi aspetto da te. Sarebbe a dire... Questo non lo chiedere. Ma ti darò tutto quello che vuoi. Ci conosciamo da anni, ma questa è la prima volta che mi chiedi di farti conoscere i miei simili. Non mi hai nemmeno fatto gli auguri alla giornata mondiale delle scimmie. Non mi volevo mischiare in queste cose. Questo l'ho capito. Ma ora vieni da me e mi chiedi: ehi scimmia, fammi conoscere le scimmie. E non lo fai con rispetto. Ti presenti qui e me lo chiedi e basta. Sì. Va bene, va bene. Ma certo, perché stiamo qui a fare storie? Neanche io ho mai visto le scimmie. Neanche tu hai mai visto le scimmie? No! Ma ora questo cambierà, amico mio. Preparati alla più memorabile esperienza della tua vita. Le scimmie ci attendono. Urrà, urrà, urrà per le scimmie! Aperti, le scimmie potrebbero essere ovunque. Eccone una! È uno scoiattolo. Scoiattolo. Oh, eccone, eccone! No, ma sai almeno come sono fatte le scimmie? Eccole! Oh, insomma, nessuna di queste creature è una scimmia. Siamo qui per vedere le scimmie, non per vedere... Papere! Cosa? Meravigliose! Meravigliose papere! Ma... Thank you.
che creature meravigliose! Non come quei cosi dietro di te. Oh? Cosa sono? Sono scimmie! Tutto qui? Oh, ma... Beh, carine, però... Forse... È stato... interessante. No. Queste non sono le scimmie che stiamo cercando. Devono essere altrove. Ho capito. Chiedo indicazioni. Come? No. Mi scusi? Sa forse indicarci dove sono le scimmie più belle? Che stai facendo? Concordo pienamente. Salve. Perché sfruttare il vostro tempo nella ricerca dei primati quando la distanza che vi separa da magnifici anfibi è semplicemente risibile? Oh, noto che i miei amichetti ti han causato grande insoddisfazione e me ne dolgo. Forse alzare lo sguardo oltre lo stagno potrebbe portare a gradite sorprese. Tamarindi! Oh, primate dallo strano colore. Oh, indefinita creatura dalla carnagione bluastra. Siete ardui a soddisfare, ma bramo l'impossibile, voglio aiutarvi. Oltre lo stagno, entrate nella foresta. Lì troverete quel che cercate, se abbracciate il silenzio e ascoltate il rumore della natura. Esso vi guiderà. Bene, andiamo. Grazie mille, signora Lucertola. Pardon? Ora, facciamo silenzio e ascoltiamo. No, ascoltiamo meglio. Dobbiamo trovare il rumore della natura. Forse quel sentiero ci guiderà nel posto giusto. Ah, esatto! Qui avrete quel che trovate! Qui troverete quel che cercate! Oh, meraviglioso! No, aspetta! No, aspetta! Meraviglia, meravigliosa, meraviglierrima! Thank you.
Inutile, non vedremo mai le scimmie più magnifiche di tutte. Mi dispiace, ma ho deluso te, ho deluso me, ho deluso i miei simili. Scusate, scimmie, non sono degno di far parte di voi. Ma non è vero. Abbiamo visto rane, uccelli, scimmiette di altro tipo. Non era quel che cercavamo esattamente, però è stato comunque... Oh, per favore! Eravamo qui per le scimmie, non certo per questi... questi cosi! Oh, ma tu sei cugino, cuginetto, cuginastro delle creature ai margini del bosco! Aspetta... quali creature? Da quella parte, parti nella particella! Vai, vieni, vedrai! Io... va bene, mi fido, non ho più molta scelta. Andiamo, andiamo! Sì, forse... forse... ho una buona sensazione. Guardati intorno. Forse ci siamo. Che cosa sono? Sono loro! Sono le scimmie! Finalmente possiamo ammirarle, apprezzarle, onorarle, amarle!
Oh, scimmie, vi ringrazio per la vostra esistenza. Vi ringrazio per la vostra magnificenza. Che nobili creature. Sì. Beh, è stato illuminante. Andiamo? Andiamo? L'ora è tarda. Ma... e così sia. Arrivederci, scimmie. Io sarò sempre qui per voi. E voi sarete sempre qui per me.